Buongiorno a tutti i cittadini pedresi, altro giorno di emergenza. Volevo dare un messaggio perché dobbiamo anche pensare che c'è un futuro e questo è un momento che sicuramente fa storia, perché sarà un momento storico. Le nuove generazioni future ricorderanno questi giorni come un momento di grande coesione, di affrontare insieme i problemi. Ecco, anche Pedara quindi fa parte di questa storia. E allora penso che abbiamo un dovere morale nei confronti dei nostri futuri cittadini pedaresi. È il momento di lasciare una traccia di quello che stiamo passando, ma non quella traccia che oggi ci abbiamo tramite i social, che vivono esclusivamente nel momento in cui sono importanti e poi vengono dimenticati. Noi abbiamo una biblioteca comunale, non ce lo scordiamo, una gran bella biblioteca comunale. E allora ho pensato, noi singoli cittadini cosa possiamo fare? Beh, per esempio possiamo mettere su carta i nostri pensieri, le nostre riflessioni, su fotografia, immagini particolari, su video, esperienze, tutte quelle forme di espressione che oggi ci consentono i mezzi tecnologici. Possiamo fare un resoconto delle nostre giornate, fare delle poesie sui nostri stati d'animo e dopodiché inviarle a una mail che ho fatto predisporre. La mail è facciamostoria@comune.pedara.ct.it. Cosicché il comune le possa raccogliere in questo formato digitale e metterle a disposizione nella biblioteca comunale e un giorno, quando sarà passato, anche farne una selezione per una possibile pubblicazione da tenere sempre in biblioteca, ma comunque per fare storia, per far sì che nulla venga dimenticato, per far sì che abbiamo una memoria collettiva e per far sì che ci sia un ricordo di questo momento che ci faccia riflettere sempre. Per chi vorrà farlo, quindi lo può fare esprimendosi con i disegni dei propri bambini, come ho detto, con un resoconto. Conosco persone che fanno anche resoconti giornalieri delle proprie giornate. Ecco, raccogliamo questi momenti, questi scritti, queste espressioni e facciamoli diventare parte della nostra storia comune. Vi ringrazio e forza Pedara. Andrà tutto bene.